È il 1995 quando l'amministrazione comunale autorizza la costruzione della discarica di Celico. La discarica sorge in località San Nicola di Celico, il luogo dove Gioacchino da Fiore si ritirava in preghiera, luogo in cui dal 1998 sono state stoccate quantità abnormi di rifiuti. E nel 2001 arriva il RAS dei rifiuti Raffaele Vrenna, nel 2003 poi la chiusura della discarica perché è satura e da quel momento ha inizio l'iter burocratico per la realizzazione della nuova discarica a Valle della Vecchia. E come denuncia il Comitato Ambientale Presilano, dal 2001, proprio con l'arrivo di Raffaele Vrenna, arrivano per la discarica tutte le autorizzazioni attese. E dopo quasi 5 lustri, ancora oggi questa discarica è oggetto di veementi contestazioni alla politica e di notevoli disagi per le comunità interessate. Ma a Celico fanno la discarica e a Rovito vi prendete la puzza. È la verità, è la verità. Noi abbiamo puzza di gas, di metano, tutti i giorni. A spazzatura certe volte abbiamo chiudere le porte che non si può stare nemmeno con la porta aperta. E tutto, io ci abito proprio di fronte alla spazzatura e vi dico la verità come funziona. Ma la gente... Parlano, però non fanno niente di conclusivo. Cominciando dal sindaco fino a tutti quanti. Sentite, ci sono in paese casi di malattie aumentate dopo questo? Non lo so, qualche cosa c'è stata. C'è state due marito e moglie che sono morti nemmeno nell'arco di 5-6 mesi. E l'economia? Ci dicono che qua le case se le vogliono vendere perché non è più vivibile. È la verità, che non le vogliono perché questa puzza, certi giorni, te l'ho detto, dobbiamo chiudere la porta e andare alla spazzatura che c'è, la puzza che c'è. Ma proprio una puzza agita che ti tocca lo stomaco. Ci abito da quando sono nata. Quindi a un certo punto avete deciso di rimanere a Rovito, di mettere su famiglia e poi vi trovate questa discarica. Questo fatto in qualche modo indebolisce il vostro sogno. Certo, per i miei figli sicuramente non mi aspettavo una cosa del genere e non me l'auguravo soprattutto. C'era uno dei paesi più belli della Presila e l'hanno rovinata, per interessi purtroppo. Sta spazzatura di Celico che si sente a Rovito. Io stavo appropriata vicino a chiesa Santa Barbara. E c'è nessuno, scrivo. Signora, a Celico fanno la discarica e a Rovito avete la puzza. Come si vive a Rovito? Diciamo che ultimamente un pochettino si sente la puzza, non è una cosa tanto bella, ecco, insomma. Ma i vostri clienti si lamentano quando vengono per questa situazione? Sì, molto spesso fanno battute, che profumino, sì, certo. Diciamo che il disagio si vive. Credo che non danneggia solo effettivamente l'economia, ma anche, voglio dire, problemi poi che sono quelli, insomma, reali, insomma, per la nostra salute, voglio dire. Sì, ogni problema poi è così. Ci hanno detto che in qualche modo ci sta male, che sono aumentate anche alcune patologie, alcune malattie. Sì, almeno così dicono. Ci stanno anche molti clienti, stanno lamentando del fatto che, diciamo, ci sono un po' delle cose che insomma non possono essere solo circostanze, diciamo così, ecco. E poi che molti tendono a fuggire da Rovito, a vendere casa, perché lo considerano un posto non più vivibile come una volta. Sì, diciamo che se vi avviate per le strade ci sono molti cartelli con vende, sì, certamente. Si vive un bel po' il disagio, ecco, questo sì. Ma è un problema questo della discarica? Non è un problema, da tutte le parti è un problema, penso. Ma qua, diciamo, c'è ancora la volontà di continuare la lotta oppure no? Penso di sì, è una cosa che serve a tutti, penso, no? È una cosa di salute più che altro. E sì, funziona proprio così. Presila Cosentina. Celico ospita nel suo territorio una discarica. Ne trae benefici, seppur solo di natura economica, per le casse del comune. I disagi invece li accusano, almeno così emerge ascoltando i rappresentanti del Comitato Ambientale Presilano, principalmente i cittadini della vicino Rovito, un tempo ridente località anche turistica, oggi sempre più desolata. Qui siamo a Celico, io sono di Rovito, anzi di una frazione di Pianette di Rovito che sta giù, e per come orograficamente il territorio
la discarica sta a monte e chi prende tutte le nocività, che non è solo la puzza, ma è l'acqua e tutto quanto ciò che ne può derivare dalla percolazione dei liquidi nelle falde e nei corsi d'acqua. Dicevo, io quindi sto lì e non si sta affatto bene. La gente fugge, le case sono serrate in attesa di un acquirente che, sanno i residenti, non verrà. Le poche attività commerciali presenti soffrono. È a rischio, lamenta la comunità, principalmente la salute, sacrificata sull'altare di altri interessi, di altre priorità. E sono sempre i cittadini di Rovito, quelli del Comitato Presilano, a rompere il silenzio anche a Celico. Ci può essere una via giudiziaria per la soluzione del problema della discarica? Secondo noi sì, ma questo ovviamente ce lo devo dire loro. Noi abbiamo scritto, io so, parafrasando la frase di Pasolini sul Corriere della Sera, però non abbiamo le prove. Le prove le devono trovare chi questo mestiere lo fa da anni e magari anche bene, io non sono in grado di giudicare, però sono loro quelli che devono trovare le prove. Noi abbiamo dato loro un dossier, abbiamo dato una serie di incartamenti, documenti che per anni abbiamo cercato con molte difficoltà sia alla regione, sia in comune, qui a Celico, sia alla provincia. Non abbiamo mai avuto le porte aperte, raramente, tranne che per qualche eccezione di qualche sindaco. Per cui adesso sono loro che devono prendere la palla al balzo, nel senso che le indagini ci sono, i processi sono in essere, dovrebbe uscire a giorni una sentenza. Poi ovviamente nessuno può fare il giudice se non chi fa il giudice. Qui il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, e il giornalista e scrittore Antonio Nicaso ricevono la cittadinanza onoraria, ma la gente protesta. No, delusi magari no. Noi abbiamo scritto una lettera aperta al procuratore Gratteri e al professore Nicaso in cui chiedevamo lumi sulla loro partecipazione a questa cerimonia, perché noi vediamo comunque, viviamo da anni una situazione terrificante a causa della presenza di questo mega impianto che ha devastato il nostro territorio e soprattutto la nostra vita, perché noi non riusciamo più a vivere a Rovito, e quindi volevamo avere cognizione di causa su quello che loro intendessero fare adesso in questa situazione, anche perché ora si sono presi anche questa bella cittadinanza di Celico e quindi sono diventati presilani, e vogliamo vedere, vogliamo sapere se loro si metteranno alla testa di questa lotta che dura da 10 anni, che purtroppo ha portato dei frutti, però l'impianto rimane lì, è sempre più grande ed è sempre più impattante che mai. Sono loro, i ragazzi del Comitato Ambientale Presilano, a portare avanti una battaglia che dopo 15 anni di mobilitazioni non ha prodotto gli effetti da loro sperati. Qui si rimane soltanto per lottare e per poter chiudere. L'unico pensiero che ha un ragazzo come me è andarsene. Io abito a Rovito e da me c'è una situazione che è invivibile. Sono 10 anni che le malattie come tumori, problemi alla tiroide, infatti stanno crescendo in modo esponenziale. Il dottor Laghi in più incontri ha detto che chi vive nei paraggi di discarica, lui si riferiva a 500 km, ma questa qui non è nemmeno un chilometro, ha di questi problemi, quindi tumori al colon, ha problemi di tiroide, avrà problemi di infarto. Purtroppo non si vive a Rovito, le attività tendono a chiudere sempre più presto perché la sera c'è una puzza nauseabonda che non ti permette di stare per strada. Si ha anche la paura a volte di respirare quell'aria, l'ARPAGAL non risponde, non abbiamo risposte da nessuno purtroppo. Auspicano che la giustizia riconosca i vizi che hanno condotto alla realizzazione di una delle più grandi pattumiere della Calabria, proprio al confine con il Parco Naturale della Sila, in una zona ad alto rischio sismico e sottoposta a vincolo paesaggistico. Io non mi sento di fare un appello personale al procuratore spagnolo e alla dottoressa Manzini. Credo che lo debbano fare, punto, basta. C'è una questione, c'è un problema su un territorio, va approfondita questa cosa qua. Se c'è qualcuno che dice qualcosa, è vero anche il contrario, se dovessimo dire noi delle infamità, noi tranquillamente ci verremo a difendere nei tribunali.